Bella ragazzi, qui pazzi, e benvenuti oggi in questo mio nuovo video. Oggi signori siamo qua con un Fuck You Time in compagnia di Carlotta. Siamo qui con un Fuck You Time, ovviamente non vi caricavo un video da tipo 7 giorni. Solo che ragazzi, come sapete, sono sotto il periodo degli esami e lei viene con me in corso, quindi lo sa bene. E quindi non ho molto tempo per da dedicare su YouTube, però comunque ci sono, lo zio Palazzo c'è sempre, quindi avevo chiesto sul mio profilo personale di farmi qualche domanda, perché appunto avrei registrato un Fuck You Time in compagnia di una mia amica. E quindi iniziamo subito con la prima domanda, che ce la pone Luna Gotto, che tra l'altro saluto perché conosco, e mi domanda: Fuck, per me comprare un altro cane, e invece per lei che rapporto hai con Lore da quanto lo conosci? Sempre top Lore. Innanzitutto vabbè, ti saluto, come ho già detto prima. Comprare un altro cane, sicuramente quando sarò da solo, tu puoi anche salutare comunque. Ciao amici. Comunque quando sarò da solo, anche perché avendo 21 anni, tra poco ne farò 22, comunque penso che da 4 anni andrò a vivere da solo, e sicuramente comprerò un cane, uno, due, non lo so. 10. Sicuramente uno fisso, e vorrei prendere un Amstaff, perché io avevo prima un cane che era un Amstaff ed ero molto legato a lui e lo vedo come la razza migliore per me. Invece la domanda per Carlotta: che rapporto hai con Lore da quanto lo conosci? Ma allora, non saprei dire bene qual è il nostro rapporto. E nel senso, bene. È un bel rapporto, partiamo da questo presupposto, e lo conosco da un mesetto circa, e passiamo parecchio tempo insieme e questo mi rende molto felice, e mi trovo bene con lui, e perciò potrei definirlo un mio amico, qualcosa del genere insomma. Che sto ballando tutto però, porco Diaz, Tommy, fidi di segarti sulla mia sedia. Danilo Mandaradoni, oh madonna, scusa se ho sbagliato, Fuck, mai pensato di tatuarti lo stemma della Juve? Sì, ho pensato tante volte di tatuarmelo, però comunque io tengo veramente tanto la Juventus, per me è una fede e non la perderei mai una partita né niente, però comunque io vedo il mio corpo come una sorta di tela, immagina che io sia un quadro e la mia pelle è una tela, e quindi preferisco tatuarmi cose che mi piacciono e che comunque hanno un certo significato. Per me la Juve ce l'ha, ma non da addirittura tatuarmelo su per il cazzo di culo, per la pelle. Comunque rispondo a una domanda che già avevo letto in basso: i tatuaggi che ho, come sapete, avevo il serpente Mori sulla gamba, poi ho un leone geometrico che non so come farvelo vedere, tipo devo andare indietro, non so, un leone geometrico qua, e poi ho un piccolo sole che credo che mi rispecchi abbastanza, e basta. Adesso sicuramente ne arriveranno altre, sperando che mamma Palazzo non mi rompi i coglioni, però io mi voglio abbastanza riempire come tatuaggi, diciamo non come Gabbo, però siamo sulla falsa riga. Poi una domanda di un mio amico che la devo mettere in sto cazzo di Fuck You Time, perché sennò mi rompe l'anima. Jacopo Maio mi domanda: Fuck, tagga Alessandro Alberti, ce lo butti? E io ti rispondo che te lo butto, e te lo butto anche dopo quando ti vedo. Fauzi Benassin ci domanda: Fuck, chiedigli di farti fare la motorbot. Allora adesso, io probabilmente so, anzi io so al 99% che cos'è la motorbot. Non so se Carlotta sappia cosa sia una motorbot. Facciamo che adesso gliela faccio vedere. Attenzione. E poi vediamo se Carlotta ce la fa fare. Me la fa fare. Allora. Vediamo, siamo tutti curiosi. Questa è la motorbot. Attenzione. Hai visto? Ho visto. Quindi praticamente mette la faccia in mezzo alle zine. No. E Carlotta non va bene. Vabbè. In diretta non si può fare. In diretta no, però no. Da soli sì. Riccardo Rosano mi domanda, e penso che potrei portarla anche a te. Cosa faresti nel caso ti offrissero molti soldi per sponsorizzare e ovviamente giocare a un gioco che non ti piace? Accetteresti? Allora rispondo io, ovviamente, perché la domanda prima è indirizzata a me. Personalmente lo so che da un lato è sbagliato, voi potete avere tutte le ragioni del mondo, dire vabbè, ma se il gioco ti fa schifo non ha senso che tu lo porti, di qua e di là, però comunque quando l'uomo entra a contatto con i soldi, diciamo che cambia tutta la veduta della cosa. Quindi se venisse per caso, non so,
la Vivident delle cicche, mi dice: guarda, se giochi a questo giochino ti regaliamo 100 pacchetti di cicche e 50 euro, per farti capire, no, magari 50 euro no, 500 euro, ti dico sì, sì, è la verità, sì, direi di sì, come penso che lo farebbero 95% della popolazione. Tu lo faresti? No, io faccio parte del 5% alternativo. Non lo faresti? No. Nel senso, se una cosa non mi piace... Nemmeno se ti vedi tipo 5.000 euro davanti? Non li avrei guadagnati con felicità, diciamo. Ma va. Non so se lo farei. No, vabbè, sono sincera. Magari poi cambio, mai dire mai. Però... Ultima domanda, in mezzo all'alito di Tommy che è in basso, che veramente, cioè, cipolla e aglio insieme... se il canale me la fa Alessio Frank Filippi, se il canale venisse rimosso da YouTube, cosa faresti? Insomma, penseresti di continuare o lasceresti? Dipende molto dal momento in cui io mi trovo. Cioè, se è un momento in cui io comunque magari sono un po' smollato, ho molti impegni che superano determinate cose, che supera addirittura YouTube, e iniziare da capo con 34-33 mila iscritti, cioè magari non ho molta voglia di input. Se magari invece in quella situazione comunque io stavo andando molto bene, eccetera, sicuramente inizierei. Comunque, a prescindere, penso che inizierei, perché comunque il mio canale YouTube ha con sé, porta con sé un'esperienza di 4 anni e per me sono comunque tanti. Ci sono più di 350 video fatti, uno ogni settimana o uno al mese, uno al mese o uno al giorno, comunque sono sempre video che ti hanno portato via tempo e che l'hai fatto con piacere. Quindi penso che in qualsiasi caso lo rifarei, anche se magari mi fermassi a 100 iscritti, vi faccio un esempio. Comunque, questo Fuck You Time, signori, finisce qua. Io vi invito a lasciare un mi piace, arriviamo, non so, fate voi 300 mi piace. Io vi invito anche a lasciare un commentino qui sotto, magari in descrizione vi trovate, vabbè, il mio profilo Facebook, Instagram, magari anche il suo. Io vi invito a lasciare un bel like, noi ci sentiamo al prossimo video. Bella. Ciao.